Dopo l'opening day di Salso Maggiore, Romano e soci sfilano per l'esordio casalingo. È la seconda giornata di Serie A. Henry Kerr contro Colini, due scuole di futsal, la stessa idea di vincere. Il calcio al 5 vive distanti, secondi, millesimi che valgono un'intera stagione. Il paradiso è guardarsi indietro e sapere di non aver sprecato quella frazione di secondo. Buonasera e benvenuti dal Palasele, Feldi Eboli, Ital Selvis Pesaro. Si aspetta solo il fischio d'inizio. Fischietto in bocca per l'arbitro e si parte con Canabarro che alza subito la palla alla ricerca di Danicino. Protegge la sfera Umberto Onorio. In questo momento c'è Romano davanti che solissimo calcia e non trova lo specchio della porta. Intanto riceve al centro del campo, triplicato, ne riesce Caruso che serve Rudney Tres, movimento a deludere Cuzzolino e poi la conclusione di Caruso che va fuori. Palla per Canal che va col mancino, deviazione di Luizinho che quasi inganna Dalcin, ancora da Salas, non punta. Adesso la palla arriva di Oliveira, ben chiuso da Rudney Tres. Prova una scucchiaiata Moura, Luizinho è solo col destro, la parata di Guennona. Ancora Luizinho dentro, non si intende con Caruso. Sopra il centro del campo Luizinho, prova ad andarsene da solo Luizinho. Viene chiuso da Salas. Lotta durissima a centrocampo tra Canabarro e Salas. Viene espulso Rodrigo Canabarro. Rivediamo. Lascio giudicare voi. Taborda, va da Cuzzolino. La solata e la conclusione che finisce in rete. C'è il vantaggio dell'Ital Selvis Pesaro. Punisce l'inferiorità numerica Leandro Cuzzolino. Palla messa a terra dall'arbitro. Può giocare la Feldi Eboli con Luizinho che si appoggia da Danicino. Prova a girarsi, la mette dentro. Non ci arriva per pochissimo Davide Moura sul secondo palo. Canal prova ad uscire con qualità l'Ital Selvis. Borruto è velocissimo e Dalcin deve metterci una pezza per prova a pigiare il piede sull'acceleratore per questo finale di primo tempo. Palla per Luizinho che ci prova. Guennona, Borruto lascia scorrere per Canal. Ancora Mauro Canal, va a calciare, bravissimo, non si è concluso. Pivot vero, ci prova adesso Cuzzolino. Porta un po' di pressione adesso la Feldi Eboli, splendido il tacco di Borruto alla ricerca di Taborda. Attenzione che Borruto pressa come un matto e mette la palla in rete. Titi Borruto, veloce come un fulmine, fa 2-0 per l'Ital Selvis Pesaro. La palla c'è Rudney Tres che la tocca all'indietro per Luizinho, la suolata, Luizinho! Guennona si esalta. Secondo centro in due partite per lui. La palla ancora per Borruto. Dalcin. Con cervello, attenzione intanto a Mauro Canal che è solissimo. Bravo Dalcin a dire di no. Sul lato sinistro dell'area di rigore invece Romano e Danicino. Parte Luizinho! E un cecchino di nuovo su calcio di punizione come a Salso Maggiore. Luizinho rimette sotto la Feldi Eboli 1-2 a 2:53 dal termine. Tres, palla per Danicino che si gira, Guennona la lascia lì e c'è la rete di Danicino, incredibile al Palasele, la Feldi Eboli l'ha pareggiata con Danicino. È successo tutto in 48 secondi, amici miei, ma quanto è bello questo sport. La Feldi Eboli che sembrava spacciata Dalcin e finisce qui. Feldi Eboli 2, Ital Selvis Pesaro 2. We love this game. Preghiamo che nessuna pandemia o quant'altro ci tolga ancora una volta questo spettacolo, perché è stato uno spettacolo questa partita. Alla fine un punto per...